E salve a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui, come sempre, è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare Stefano Sizer Germanotta. Ciao carissimo, Ciao a come stai? tutti, ciao a tutti, raga, io bene, grazie. Bene, allora Stefano, abbiamo iniziato a conoscerti con le tue fantastiche cover sul web, ecco, ma la cosa che mi preme è chiederti per primo, ecco, è come nasce questa Sì. tua passione per la musica? Guarda, se parli del progetto cover, dato che è quello per cui sono più conosciuto, ti posso dire che è nato un po' per gioco all'inizio, cioè sentendo le hit magari dicevo, ma come mai? No? Cioè, sarebbe figo farle ascoltare anche un po' in italiano, magari così per gioco ho provato a fare le prime, se non mi sbaglio la prima era Mereuso. Comunque, ti parlo di un annetto fa, già, oppure di più, e quindi è andato un po' così per giocare. Poi ho visto che comunque era una cosa che la gente apprezzava, perché comunque si ritrovava le proprie hit tradotte, quindi, e suonavano anche bene, perché il 90% delle volte comunque io faccio cover di pezzi spagnolo e lo spagnolo e l'italiano si legano molto bene, quindi è nata un po' per gioco. Se ti riferisci al discorso musica, dobbiamo andare un po' più indietro, perché comunque io mi sono avvicinato alla musica a 5 anni, iniziando a studiare pianoforte, poi ho Ah. iniziato a rappare, cioè tutta un'altra roba, ma subito, cioè tipo a 12-13 anni, per poi arrivare al reggaeton. Quindi ho fatto un bel giro, sì. Ok, quindi ecco, nasce un po' così la tua carriera da artista. Per quanto riguarda invece il tuo nome, ecco, questo Sizer al centro del nome, ecco, perché hai deciso di inserirlo, ecco? Allora, no, non è un caso, cioè se c'è c'è un motivo. Come ti ho detto, ho iniziato dal rap una volta, sempre detto così, sembra 20 anni fa, però un po' di anni fa il rap era, diciamo, una cultura, e quindi abbracciava pure il riding, lo skating, la breakdance. Io avevo questo nome come tag. C'è il classico tag che hanno i rapper, non so se hai però la scrittina sul muro, il writing, non so se hai presente. Sì, E quindi da assolutamente. lì, siccome l'ho scelta proprio da piccolo, mi è rimasta e ho deciso di portarla, perché comunque fa parte di me, ho deciso di inserirla in mezzo al mio nome, il mio nome ufficiale, diciamo, per questo. Bene, sappiamo che proprio fra pochissimo, anzi oserei dire fra poche ore, uscirà un nuovo Già. progetto musicale, un nuovo singolo. Ti va di parlarcene un po'? Assolutamente sì, guarda, io finalmente dopo tanto tempo posso accontentare la mia community, che mi ha chiesto, ovviamente oltre alle cover, mi ha detto comunque che sarebbe stato figo sentire qualche cosa di mio, totalmente mio. Dopo un anno di lavoro ce l'abbiamo fatta, stasera alle 21 uscirà il mio primo inedito, quindi mi raccomando raga, tutti là ad aspettarlo, a commentarlo, ci tengo veramente, raga. Bene, lo attendiamo allora tutti con ansia. Un'altra domanda che ci tenevo a farti, sicuramente nella tua community, ma in generale ci saranno dei ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della musica, intendo ragazzi giovanissimi. Qual è il consiglio che ti senti di dare per l'appunto ad un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi in questo momento al mondo della musica? Guarda, io per la mia esperienza ti posso dire che quello che ha fatto e sta facendo la differenza, ti parlo proprio a livello di numeri, cioè quello che fa interessare le persone è riuscire a essere in qualche modo unici o quantomeno riconoscibili, cioè nel senso, nel mio caso io il 90% delle volte prendo delle hit, come ti ho detto, e le traduco, quindi diciamo che la mia particolarità rispetto a una semplice cover è quella, quindi tutto sta lì nel trovare la propria chiave per distinguersi. Questa è la cosa più importante, perché comunque io penso che di belle voci ce ne siano in giro parecchie, Sì. ma la cosa veramente difficile è riuscire, secondo me, a trovare un qualcosa per cui la gente in qualche modo ti riconosce o comunque dice no, vabbè, la fa soltanto lui. Quindi se dovessi dare un consiglio, mi sento di dire questo. Quello di essere originali. Sì, il più possibile. Ok, per ultimo invece ti chiedo quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera musicale? Guarda,
ultimamente di sogni, anche se ancora sono all'inizio, ne sto realizzando parecchi, perché comunque tutto quello che è legato alla musica a me, cioè, mi fa sognare, nel senso che riuscire a vivere come sto facendo della mia musica è già un traguardo. Ora il mio obiettivo principale è quello di far ascoltare i miei inediti, perché le cover non le lascerò assolutamente, cioè non le voglio accantonare, però voglio anche fare sentire Stefano Germanotta al 100% quello che so dare. Quindi, come progetti futuri, ti dico musica, 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 musica. Dai, allora io non posso che augurarti il meglio per quanto riguarda tutto questo tuo percorso musicale. Ti mando un grande Grazie abbraccio, mille. ti Grazie. ringrazio per aver accettato Grazie a questa mia voi. intervista. Allora mi raccomando, stasera con questo singolo Ci spacchiamo vediamo tutto. stasera, assolutamente. Grazie, raga. È stato un piacere. Un Un abbraccione, ciao caro. abbraccio. Ciao, ciao, raga. Ciao.